Allora, ragazzi, oggi attraverso l'utilizzo delle tecniche della prospettiva iniziamo a costruire, a realizzare quello che è un museo di arte contemporanea. Quindi che faccio? Prendo il mio foglio da lavoro e cerco quello che è il punto di fuga. In questo caso a me serve individuarlo al centro del foglio. E quindi prendo la mia squadra, la mia riga e vado da un angolo all'altro del foglio. Lì dove si incontrano le due diagonali avrò individuato il mio punto di fuga. Ok? Adesso realizziamo quello che è il fondo di questa stanza. E quindi prendo 3 centimetri su una delle mie diagonali, prendo altri 3 centimetri da un lato e dall'altro del punto di fuga sulle mie diagonali e collego i punti fino a creare quello che è un rettangolo, che in realtà altro non sarà che la parete di fondo della mia stanza, diciamo, del mio museo d'arte contemporanea. Fatto questo, adesso individuo sulla mia parete di fondo 5 mm, cioè trovo ogni 5 mm un puntino. Altro non saranno che riferimenti per costruire il pavimento di questo mio museo contemporaneo. E quindi collego il puntino individuato con il punto di fuga. Ok, a questo punto, una volta individuati quelli che sono gli spazi del nostro pavimento, io voglio trasformarlo in un pavimento a scacchiera, perché il mio museo di arte contemporanea ha un pavimento a scacchiera. E quindi che faccio per individuare i punti esatti dove tracciare le mie linee? Farò questo. Del mio rettangolo iniziale andrò a prendermi il punto in basso a destra e lo collegherò con il punto in basso a sinistra del mio foglio. Ora ve lo faccio vedere. Dall'incrocio di questa diagonale con le linee che abbiamo tracciato prima, abbiamo dei punti, troviamo dei punti e da quei punti passeranno le nostre rette, creando quindi un pavimento che ci darà una sensazione di profondità, diventando sempre più largo man mano che si procede verso di noi, verso l'esterno. Adesso faccio la stessa cosa per il soffitto, quindi vado a individuare ogni 5 mm un puntino e da questo puntino collegherò questo puntino con il mio punto di fuga iniziale. Chiaramente il soffitto non sarà fatto a scacchiera, ma lo vogliamo un po', lo vogliamo di legno, così naturale, perché il nostro museo di arte contemporanea è un po' particolare, è un po' kitsch. E quindi realizziamo prima queste fasce. E poi su queste realizzeremo una decorazione similegno. Ok, a parte la mia testa che compare così improvvisamente, però in realtà sto semplicemente andando a ripassare quelle che sono le linee che a me interessano e che daranno vita quindi alla sala che conterrà il nostro museo. Niente di più. Quindi vado a ripassare tutte le linee. Ok. Attenzione, qui c'è stato un errore, ma non vi preoccupate perché dopo, con la nostra decorazione lignea, andremo a camuffare il tutto. Thank you.
perfetto, finito il nostro spazio, adesso dobbiamo mettere delle tele, dobbiamo appendere delle tele alle nostre pareti. E quindi decido un po' a caso di fare una linea retta e questa sarà la linea che individuerà una parte della mia tela. Quindi individuo su questa linea 4 cm, perché 4 cm ho deciso che sia alta la mia tela, porto questi due punti individuati al punto di fuga e creo lo spazio all'interno del quale verrà collocata la mia tela, che in questo caso decido di fare di 4 cm. Quindi individuo altri due punti, la mia testa diventa sempre più importante all'interno di questo video. Ok, traccio una linea da quei due punti e ho individuato la mia prima tela. A questo punto però decido di porre accanto a questa prima tela altre due, una un po' più in alto e una un po' più in basso. Quella in alto la farò di 3 cm, quindi dalla linea che avevo tracciato prima individuo 3 cm e collego questi 3 cm e collego questi 3 cm al punto di fuga. Ok, dovete scusarmi per questa testa. Ok, adesso in basso ne creo un'altra, questa volta la faccio alta di 4 cm e collego questi 4 cm sempre al punto di fuga. Il procedimento è sempre lo stesso. Benissimo, ho trovato le mie prime tre tele sulla parete a destra, adesso voglio realizzare quelle sulla parete a sinistra. Altro non faccio che ripetere lo stesso procedimento, quindi individuo una retta. Su questa retta dico che la mia tela sarà alta 4 cm, quindi trovo i miei 4 cm, individuo quindi due punti e collego questi due punti al punto di fuga. Ecco. Dico che la mia tela è larga 3 cm e chiudo. E ho fatto la mia prima tela, solo che questa linea non è venuta proprio dritta, quindi la cancello un attimo e la rifaccio un pochettino più dritta possibilmente. Ok, adesso realizziamo invece l'ultima tela, quella più grande, a fianco di questa. Io decido di farla di, vediamo, 8 cm. 8 cm invece è larga 6. Quindi 6 cm. Ok, traccio la mia linea retta. E ho individuato l'ultimo spazio che mi serviva dove andranno quindi le tele. Adesso che faccio? Come ho fatto prima, vado a ripassare tutte le linee che a me servono e a cancellare quelle che non mi servono più. Quindi tutte le linee di fuga le vado a cancellare lasciando solo le linee che per me sono importanti per realizzare il mio museo.
realizziamo un'ultima tela e la mettiamo proprio in fondo alla nostra sala. Ok, allora una volta realizzate le nostre tele, adesso altro non facciamo che andarle a decorare con quelle che possono essere delle opere d'arte che sono tutte nostre. E il nostro museo, le opere sono le nostre, chiaramente. Ok, io le disegno sempre prima a matita per aiutarmi un po' e poi io chiaramente con il tratto penna andrò a recuperarle, insomma, andrò a ripassarle. Però potete colorarle tranquillamente, anzi, utilizzate i colori per queste opere d'arte. A questo punto avevamo detto prima che volevamo un soffitto ligneo o comunque similegno, chiaramente. Allora andiamo a realizzare tutte le venature del legno, più o meno, ce le inventiamo un po' così, un po' a caso. Poi che altro andiamo a fare? Per dare profondità e per risaltare, per far sì che la nostra scacchiera risalti, andiamo a colorare proprio i mattoni come fossero una scacchiera, quindi uno sì e uno no. Chiaramente io sarò un po' più veloce, voi ragazzi colorateli per bene, chiaramente. E a questo punto decido di ripassarlo con il tratto penna un po' per dargli consistenza a quest'opera d'arte, ma io ripeto, lo faccio con il tratto penna nero, voi potete utilizzare qualsiasi altro tipo di colore, anche le tempere se vi piace, gli acquerelli, i pastelli ad olio, quello che volete, divertite un po'. È vero che si usano moltissimo le righe in questo lavoro, però è pur vero che è arte. Ok, allora come abbiamo fatto per tutti gli altri procedimenti, adesso ripassiamo con il tratto pen. Chiaramente voi se volete dargli ancora una sensazione maggiore di legno, andrete a colorarlo con il marroncino, con il giallino chiaro, oppure anche tutte e due, o magari ripassando queste linee piuttosto che con il nero, con il marrone, quindi marroncino chiaro come sfondo per queste linee piuttosto che nere, marroni. Ok, una volta terminato, adesso realizziamo tutte le nostre opere d'arte, tutte diverse una dall'altra.
ci possiamo aiutare con delle righe, con delle squadre a mano libera, con il compasso, perché no? Io vado un po' così. E poi le ripasso come al solito. Sempre è meglio fare un bozzetto a mano libera, chiaramente però con la matita, che ci permetterà poi di modificarlo, piuttosto che farlo direttamente con i colori o il tratto pen, che difficilmente ci permetterà di tornare indietro. E questa è la mia prima opera. Adesso ne realizziamo un'altra, eh.
Ok, una volta terminate poi tutte le nostre opere, dobbiamo dargli una sensazione ulteriore di profondità e possiamo giocare un po'. Allora, come facciamo? Adesso prendiamo delle silhouette. Possiamo scrivere su internet silhouette, io ve ne allegherò alcune su Classroom. Possiamo scrivere quindi su silhouette e stamparle, ritagliarle e attaccarle direttamente sul nostro foglio da lavoro, oppure come ho fatto io. Io, ad esempio, ho scritto silhouette, ho individuato quelle che mi servivano, ho fatto una foto alla mia opera d'arte, al mio museo di arte contemporanea. Una volta fatta la foto, ho aperto una delle mie applicazioni sull'iPad, in questo caso io ho Sketchbook, ma potete utilizzare anche Sketches, ad esempio, però in questo caso ho utilizzato Sketchbook, quindi mi viene più facile. Ho semplicemente incollato queste immagini, ho cancellato tutto il bianco che era intorno, le ho incollate, chiaramente facendo attenzione sempre al problema della lontananza, della vicinanza dei soggetti. Quindi quando un soggetto è più vicino a noi sarà più grande, quando è più lontano, cioè vicino alla parete di fondo, sarà più piccolo. E adesso ve ne darò una dimostrazione. Quindi vado a cancellare tutto quello che c'era intorno, a posizionare le mie silhouette. Guardate, quelle in fondo sono più piccole rispetto a quelle che metterò in primo piano. E ho finito.